Ascolto di Yaban Pop, Carlo Chicco in voce da RKA, una puntata speciale totalmente dedicata allo showcase di Diodato, alla presentazione del suo album così speciale che si è tenuta proprio ieri pomeriggio alla Feltrinelli di Bari. E ho avuto l'onore e il piacere, come sempre, di intervistare Antonio e vi faccio ascoltare quello che è accaduto all'interno della Feltrinelli. E ovviamente poi il podcast lo potete come sempre risentire sulle nostre piattaforme www.rkonair.com e sulle nostre pagine social. Buon ascolto. You're listening to RKO Radio. Allora facciamo così, facciamo un grande applauso forte, così più forte, dai. Diodato, lui deve fare presentazione. Oh, ok, ok. Ora sì. Ciao a tutti. Infatti mi sembrava un applauso troppo tiepido, no? No, dai, devo dire. Fate un altro applauso, sentiamo. Buono. Ora sì. Allora, come in tutte le classiche insomma, presentazioni, avrete anche il vostro spazio, quindi sicuramente avremo tempo per un paio di battute, quindi per chi è più coraggioso, insomma, preparatevi le vostre domande. Però iniziamo a parlare del disco, dai. Sì, come stai? Sei bene? Io sto bene, tu? Ti vedo in grande forma, bene, bene, sono molto contento. Sta andando bene? Sì, sì, sto girando anche tanto e... Senti anche il calore del pubblico, sì, tanto calore, tanto affetto, tanto voglia proprio di anche di farmi sapere cose che pensano dell'album, e questo mi fa veramente piacere. Non vedevo l'ora di andarmene un po' in giro con musica nuova e sono molto contento. Penso che siamo tutti contenti, giusto? Sì, esatto. Vai. Allora. Ti do questo input iniziale, così iniziamo a parlare del disco, ti do queste coordinate, così iniziamo a esplorare quello che hai fatto questo nuovo album. Ti dico ragione, sentimento e musica, no? Hai giocato molto con questi tre elementi. Sì, ma ci gioco sempre. Ovviamente più vado avanti più metto a fuoco delle cose, mi sento molto rappresentato da questo album, c'è veramente tanto di me, c'è tanto di quello che penso e che percepisco della vita che vedo intorno, del mondo in cui vivo, e mi piace appunto giocare con queste cose qui, ragione e sentimento sicuramente, provare ad approfondire alcuni stati d'animo, provare a mettere le mani in questa materia anche oscura che mi porto dentro, no? E la musica ti permette di giocare anche con delle cose anche molto delicate e poi poterle guardare con occhi diversi, è una sorta di viaggio. Questo album è fatto un po' da 10 piccoli viaggi e sono viaggi in cui non mi sento mai solo. È una, anche se si parla a volte di solitudine, di stati d'animo che fanno pensare anche a un ambiente un po' più freddo, no? In qualche modo mi piace poi portare sempre a una sorta di riapertura, di senso di libertà, ma è quello che provo proprio quando faccio musica, quindi spero si senta in così speciale. A parte quello che credo che tu abbia sempre fatto, no? La funzione catartica, no? Delle tue composizioni. Da un lato c'è appunto l'isolamento in qualche modo nella composizione, però effettivamente questo album ha delle aperture diverse. Mi è piaciuta l'idea del fatto di non sentirsi solo, il fatto di voler interagire con gli altri. Anche qui ti sei, diciamo, in qualche maniera riscoperto forse, il fatto di interagire con gli altri è la ricerca interiore che porta poi alla pace interiore.
Sì, è proprio, ma proprio la, il contatto con gli altri amplifica poi proprio delle cose, no? E ti dà la sensazione che quando qualcuno si avvicina a te, probabilmente stai facendo anche la cosa giusta, o almeno io lo percepisco così, mi sento molto rappresentato da quello che faccio, e vedere tanta gente che si avvicina e che mi dice magari hai parlato di me, hai raccontato qualcosa di me, mi rende felice, perché è quello che provavo anche io quando ascolto delle canzoni di altri autori, e penso, caspita, c'è un contatto. La musica ha questo potere, cioè ti mette in connessione con persone che sono anche a migliaia di chilometri, che non sanno nulla di te, che non conoscono la tua intimità, non conoscono niente di te, e questo è una magia, è il motivo per cui sono innamorato della musica. Sì, poi tra l'altro hai collaborato con altri artisti, potrei citare Tommaso per esempio, che è un grande produttore, ma hai lavorato con loro, quindi questa interazione c'è stata sicuramente, si è creata credo secondo me una grande famiglia, no? Alla fine in tutta Italia. E c'è un altro input interessante di questo lavoro, tu parli, ecco, partendo anche dalla copertina, che secondo me raffigura esattamente il mood di questo album, partendo dal caos, che poi tra l'altro il primo pezzo del disco è molto caotico, no? Quindi io ho immaginato che appunto fosse proprio la partenza del caos, no? Come se fosse la tua vita, no? Per poi cercare quella pace di cui parlavamo prima, perché effettivamente, facendo un parallelismo, no? con la vita, siamo abituati a correre veloci, avere mille input, non ci gustiamo l'attimo. Invece la cosa che mi è piaciuta è il tuo ricercare la felicità in qualche modo nella semplicità delle cose. Beh, in questi anni secondo me abbiamo avuto tutti l'opportunità di capire delle cose. Io lo sto dicendo in questi giorni, lo dico sempre con un po', mentre lo dico penso, mamma mia, cosa stai dicendo, però io mi sento di essere cresciuto un po' in questi anni, cioè anche le grandi domande davanti a cui ci siamo trovati un po' tutti, mi hanno portato a cercare comunque delle risposte. Mi sono reso conto che le cose che davo per scontato, le cose che mi sembravano banali, in realtà erano cose speciali, appunto, no? E importanti, e quindi le ho ricercate tanto, ho vissuto molto intensamente, mi sono circondato di tante persone, ho vissuto proprio a stretto contatto con degli amici, persone a cui voglio bene, ho viaggiato, e questo ha riacceso tante cose dentro di me, ma mi ha fatto anche conoscere ancora meglio me stesso. Poi credo sia una ricerca che anche per fortuna può durare tutta la vita, no? E spero di non dovermi mai isolare. Mi piace pensare a una vita a contatto con tante persone, con poi i miei momenti di riflessione. Ho bisogno di quello. Hai colto perfettamente anche il senso anche di questo viaggio. Si parte da quel caos, da anche questo muro che ti trovi davanti a volte nella società di tutti i giorni, questa impossibilità di ascoltarsi perché ti arrivano migliaia di informazioni, perché ormai siamo abituati a dire la nostra, a dover dire la nostra per forza, anche quando non vorremmo, anche quando in qualche modo non sappiamo di cosa stiamo parlando, comunque ci siamo abituati a dire qualcosa. Basti pensare ai grandi temi di questi ultimi anni, a partire anche da quella pandemia, ma anche la guerra, cioè comunque se entri in un bar rimani, no, tra la guerra e il gin tonic, sono cose che ho vissuto, rimani scioccato a volte anche sentire te stesso dire determinate cose. Io ho bisogno poi di quei momenti di stacco per riflettere, per capire anche dove ho sbagliato, le cretinate che ho fatto, provare a crescere, e anche con la musica riderci anche un po' sopra certe cose. Mettersi in gioco secondo me è sempre è importante, però come dicevi tu, effettivamente credo che sia stato un problema del post Covid, nel senso del lockdown, il dopo è stato abbastanza devastante. Tu parlavi, c'è, cioè questa, io la chiamo così, no, non è una malattia, però la tautologia è diventata una cosa un po' pericolosa. Oggi leggevo
dicevo per esempio un ragazzo che commentava lo showcase dicendo però è complicato gli ho dato, no? Invece pensavo ma come, proprio in questo disco in cui sta cercando la semplicità, questa è la cosa ha fatto ridere, cioè però... proprio sono, se penso a me penso alla cosa più lontana dal, no? Cioè, musicalmente intendo, cioè non riesco a percepirmi, però è una cosa che mi dicono, che sono vabbè pesante, oh vabbè va in profondità, ecco. Quello è un poeta, cioè, ho letto anche. Esatto, pure quando mi dico un poeta, cioè De André era un poeta, però no, in realtà mi fa piacere che si stia creando sempre di più un dialogo, cioè ho la sensazione proprio di parlare a qualcuno, no? Questa è una cosa bella, cioè le canzoni sono sicuramente un ponte verso qualcuno, io è una cosa che ora sento fortemente. E immediatamente questo album appena uscito, cioè io ho ricevuto tanti messaggi, ma non tipo bello oppure brutto, no, veramente messaggi che già dopo 3 ore dall'uscita già ti raccontavano delle cose e coglievano un sacco di aspetti anche, certo, che magari io non avevo considerato, sì, io stesso. Poi, adesso ne parliamo anche perché credo che si sia creata una vera comunità, no, intorno a quello che tu hai fatto in questi anni. Però parlando di cose leggere, così poi non vi tediamo troppo, parliamo della copertina al volo, perché secondo me, come dicevo prima, no, raffigura esattamente un po' il mood del disco. Ci sono dei colori molto forti che sono all'interno del disco, però c'è anche l'oscurità, no, in qualche maniera, c'è questo contrasto forte. Come l'hai pensata? Allora, è nato tutto da una gita che ho fatto fuori porta, si dice, no? Sono andato a Venezia alla Biennale d'Arte lo scorso anno. Sono entrato in questa sala in cui c'era quest'opera di un artista giapponese che si chiama Tetsumi Kudo, si chiamava Tetsumi Kudo, e ho visto quest'opera e c'erano dei fiori enormi, da una parte molto fragili ma molto potenti, con dei colori talvolta acidi o comunque fluorescenti, che sapevano di più di una proiezione che di qualcosa di reale. Ho pensato a una proiezione anche proprio del desiderio umano, cioè non c'erano esseri umani lì, ma era una stanza piena di esseri umani e di tanti pensieri umani. E niente, in quel momento non è che ho pensato questa è la copertina dell'album, no, ho fatto, dopo un po' che ero lì a guardare, ho fatto una foto e l'ho lasciata lì nel cellulare, come capita a tutti di avere foto e poi riscoprirle dopo mesi. Dopo mesi ho scoperto questa, ho rivisto questa foto ed ero lì molto vicino al dover dare una cover alla discografica per l'album. Allora ho mandato questa foto che avevo fatto a Paolo De Francesco, con cui ho lavorato anche su Che vita meravigliosa, ma anche su Adesso, su brani passati, e gli ho detto secondo me qui c'è qualcosa che rappresenta un po' anche queste canzoni, cioè c'è qualcosa di molto fragile, molto delicato, ma anche che poi diventa qualcosa di molto potente, di molto vivo, qualcosa che in qualche modo esplode, no? E, pur rimanendo appunto, pur venendo fuori anche da possibili momenti bui, no? E lui si è acceso su questa idea, ha cominciato a lavorare sull'idea che io pensavo stesse lavorando graficamente, cioè con il computer. Allora ha cominciato a mandarmi, ma dopo un po', Delle cose che erano abbastanza vicine a queste, però io gli chiedevo dei cambiamenti, tipo no Paolino, fammelo giallo, quell'altro perché rosso. Tu sei pignolo, diciamo, sì, è molto pignolo. Sì, sono molto, ma su queste cose ho capito che devo farlo, cioè proprio perché sennò me ne pento, perché poi queste cose ti rappresenteranno più di quanto vivrai tu, no? Quindi vorrei essere il più vicino possibile, poi tanto ci si trasforma e va bene. Però insomma gli dicevo sposta i fiori, mettili così, magari quello
rifarlo, perché pensavo facesse tutto col computer. E invece lui aveva proprio creato i fiori. Bellissimo. Li aveva fatti a mano, li aveva preso la carta pesta, l'aveva dipinta con gli acquarelli, poi li aveva messi in posa così, mi mandava delle foto. Quindi ogni volta che io gli chiedevo un cambiamento, lui rifaceva tutto. E io dicevo, ma ci mette una vita a fare questi film, ma come? Allora a un certo punto gli ho detto, Paolì, ma com'è che ci metti così tanto? Perché lui del nord, che ogni volta li devo rifare. Li devi rifare in che senso? E mi ha spiegato che mi ha dato una foto. Pensa un po'. Infatti stavo pensando, come fai in verità poi ad andare d'accordo con tutti? No, nel senso, non è un'offesa, no, nel senso che c'è un miracolo, nel senso che è vero, sono testimone, riesce a essere simpatico ugualmente. Ma no, devo dire che per esempio Paolo è uno che in silenzio, cioè magari mi manda anche a quel paese, mi manda a cagare, però non me lo dice in quel momento, non me lo dice per mesi, cose. E poi quando magari ci vediamo mi dice, mamma mia, mi hai fatto fatica, però è anche uno che mi dice, però ci avevi ragione. Cioè di solito mi avvicino a delle persone o comunque ho delle tipo di richieste, faccio quel tipo di richieste solo a persone che so che in qualche modo capiscono dove voglio arrivare, hanno quella quella enorme sensibilità, non per capire me, ma proprio perché sono degli artisti molto spesso, e che quindi rispettano un po' quello che è quella che è la mia visione, cercano con la massima delicatezza di metterci anche proprio del loro, no? Sia lui che Tommaso, anche Tommaso con l'IVA, ci bisogna fargli una statua, cioè, Tommaso gli do proprio la morte, cioè proprio. Ma io a questo punto facciamo un applauso per i suoi collaboratori. Sì. No, Tommaso davvero. Al manager, a tutto il resto che. Tommaso è una persona di una pazienza incredibile, che ha anche capito che a volte, cioè proprio lui a volte proprio si alza, si siede da una parte e dice, dai, fai, si mette lì, fai. E io mi metto lì, cambio delle cose a volte che, cioè se, probabilmente sono cose che nessuno riuscirebbe a percepire, però io le sento perché conosco a memoria ogni particolare, e quella cosa lì la sentirei sempre, e allora meglio che la sistemo in quel momento lì e poi non ci penso. Sicuramente poi il disco è ovvio che ti deve rappresentare, no? Quindi ma io credo anche che tanti piccoli dettagli poi fanno la differenza, ma giusto. Non intendo per forza nel bene, cioè per me fanno la differenza, cioè per me portano un'altra cosa, e il messaggio secondo me arriva anche più chiaro, più definito, è normale, ma in tutto. Invece parlando parliamo di condivisione, no? E parlando anche di comunità, perché penso che poi tutte le persone che seguono un artista, in questo caso Antonio, sposino in qualche modo, no? Anche il suo modo di pensare, i suoi testi, in qualche modo si riesce poi a entrare, no? nella testa, nel cuore dell'artista. È bello che tu, qual è stato il tuo rapporto con l'esterno, nel senso che tu parli di abbattere le barriere, no? In verità poi la società che è intorno a noi in qualche modo va esattamente contro questa nostra idea. Io anch'io la penso come te, penso che anche loro in qualche maniera, no? Che altro ti illude storico, che, di fare queste barriere che non alziamo, non parliamo dei migranti, quello che sta accadendo, non sto facendo politica ovviamente, è una questione umana, ok. Mi sembra sì. Mi sembra ci sia veramente poco su cui discutere da quel punto di vista. Cioè, scusa, non ti ho fatto finire la domanda. No, era nel senso se ti posto questa domanda. Effettivamente tu nel disco, anche nei dettagli, no? Dei testi, c'è questo impegno sociale, l'umanità, no? Il fatto di comunque di abbattere le barriere, cosa che non sta accadendo in questo momento in tutto il mondo, poi tra l'altro. Sì, viviamo in questa grande illusione della massima possibilità di arrivare, no, ovunque, connettività, di essere sempre tutti in contatto, ma in realtà
poi siamo sempre tutti d'accordo, no, poi va, finisce che ma in realtà cioè, almeno la sensazione che ho è che ci spingono sempre più a rimanere chiusi dentro casa, a stare al sicuro dentro casa, che il messaggio sia stai lì che ci penso io, stai lì che fuori è pericoloso e io ci penso io a tutelarti e a salvarti, no? Quando in realtà dovremmo stare nelle piazze, dovremmo stare a far sentire il più possibile la nostra voce praticamente, no? Non tramite gli apparecchi che abbiamo a disposizione. Mamma mia, che parola antica che uso, apparecchio. Incredibile. Però i dispositivi elettronici abbiamo. Però non lo so, secondo me il miracolo sta appunto nel miracolo di cui parlo, sta nel rimboccarsi le maniche, cioè nel riconoscere nell'essere umani il valore aggiunto, cioè tutto questo disumanizzare i concetti, i discorsi, è una cosa che porta a una freddezza che poi porta anche a un cinismo agghiacciante. Io ho degli aspetti, riesco ad essere anche molto cinico certe volte in certe cose, soprattutto quando guardo me stesso, però credo che proprio ci sia bisogno invece di risentire il profumo di umanità, e non è un caso appunto che abbia scelto dei fiori, perché è qualcosa che deve partire proprio dai sensi primordiali che abbiamo, no? Sì, infatti, poi a livello visivo, a livello olfattivo, no? Credo che però in questo disco, in qualche modo, ecco, poi spiegano, magari non è così, hai cambiato anche il punto di vista, nel senso nell'approccio che hai avuto nella composizione dei brani, una angolazione diversa per avere una visione diversa del tuo viaggio. Ma quello, lo vedi come parlo, faccio così, mi muovo, cioè sono sempre così, io sono un affamato di vita, cioè stare sempre in giro, stare sempre e quindi anche musicalmente mi piace, lo sento sinceramente come un flusso che continua, cioè mi sono sentito anche molto sereno all'uscita di questo album, perché appunto mi sento molto rappresentato e in più perché sento che sto continuando, è come se stessi continuando un discorso. Ovviamente anche sperimentando, anche provando a mettermi a testa in giù e a guardare le cose in maniera diversa, a permettere anche a chi ascolta di guardare determinate cose da un punto di vista diverso, quando anche ti prendi un po' in giro, no? Raccontando delle cose in un determinato modo, forse dai la possibilità anche a chi ascolta di sorridere di alcune piccolezze, di alcune cose in cui si può riconoscere. Questo secondo me è un bene, almeno a me è successo così anche con la musica degli altri autori che ho incontrato. Come se tu fossi, che ne so, in una stanza piena di specchi, no? Iniziassi a guardare un po'. Sì, per sposare sono ci addentriamo in cose troppo difficili. No, in verità poi adesso così do il là anche al pubblico. È interessante poi quello che si è instaurato, non soltanto ti ho dato con te stesso all'interno del disco, perché poi, ripeto, ti metti molto a nudo nelle tue canzoni, anche troppo a volte. Però poi ci sono poi loro che si riconoscono, no, nei tuoi troppo testi. Dici, no? Non l'avevo pensato per chi ti conosce. Come lo vivi il rapporto con loro? Oh, molto bene. Ma sarà che io sono fatto un po' così, comunque l'atteggiamento che hanno le persone che mi si avvicinano è un atteggiamento in cui io mi riconosco, c'è proprio una relazione strettissima tra, c'è una delicatezza anche, c'è una, sì, mi è capitato qualcuno ubriaco ovviamente che mi... però quello ci sta, non anche io sono molestissimo magari nei momenti, in alcuni momenti, non so. però ho un bel rapporto, mi sento veramente
Bene, è il motivo per cui mi piace anche l'idea di andare a suonare, cioè, quando suonavo questi brani anche a casa da solo, no? Poi pensavo, allora, questo sarà bellissimo da cantare davanti a le persone che in qualche modo conosco, perché mi sembra di conoscerli, capito? Cioè, ci stiamo parlando in questi anni ed è una bella chiacchierata, mi sembra, capito? Cioè, sì, sì, sì. Ti faccio quest'altra domanda, poi parliamo con il pubblico direttamente. Ho letto su un po' dappertutto, molti, insomma, dei tuoi sostenitori, no? Io so già la risposta, perché, però hanno detto: perché non hai fatto Sanremo? Vabbè, ma allora, calcola che, cioè, in questi anni anche quando ci sono andato mi chiedevano: ma perché non sei andato a Sanremo? Come non sei andato? Sono andato. Ah, sei andato? Sì, ero ospite. Ah sì? Ah no, non l'ho visto. Vabbè, ma allora perché mi chiedi perché? Cioè, è incredibile quella roba lì. Un po', guarda, forse anche per questo, cioè, nel senso, Sanremo è una parte fondamentale ormai della musica italiana, sì. Però non è tutto, cioè, è importante anche provare. Vabbè, devi sentirlo anche, cioè, di voler andarci. E devi sentire che respiro ha quello che stai facendo. E questo brano qui, secondo me, aveva un, pur non essendo un concept album, sia chiaro, non è che c'è un concetto che voglio esprimere dall'inizio alla fine, non è The Dark Side of the Moon. Non voglio. Sembra, però, molto ci penso, pure i colori. I colori. Ma speriamo di vendere lo stesso numero di copie. Infatti, te lo auguro. Però ci tenevo ad accendere una luce sicuramente più piccola di quella che puoi accendere con il Festival di Sanremo, e ti dirò anche che più cresci, più capisci il lavoro che fanno le persone che lavorano con te, cioè la fatica, le cose. È chiaro che andare al Festival di Sanremo ti semplifica tutto, perché si accende un faro, proprio è il faro quello proprio che sta sul mare, praticamente, sulla tua musica. Però molto spesso si accende più su un brano, no? Su quel brano che porti al festival. Io invece volevo che questo album in qualche modo avesse un tempo tutto suo, un po' come è anche nato, no? Ci ho messo comunque 3 anni, ho voluto raccontare anche questi 3 anni senza nascondere nulla, e volevo che avesse quei tempi lì, che è una cosa che non ti permette, ovviamente, il Festival di Sanremo, perché ha altri ritmi, è in una settimana, in un mese, diciamo, tra promo e tutto quello, fai il lavoro che faresti in 6 mesi, no? Quindi è molto concentrato su quella cosa lì, e poi subito dopo c'è altro, no? Mi dà un po' quella sensazione. Invece io volevo, magari ho fatto una cretinata, non lo so, però io sentivo che era la cosa giusta. Fatto che ci sei passato è veramente così stressante, con la Pesce di Martino, quando sono stati qui a Bari, hanno detto: è più stressante fare a Sanremo che il film, poi è stato più stressante. Certo, sì, immagino ora il film come sì, loro, sì. Non l'ho mai fatto, ma è stressante tanto, cioè sì. Beh, arrivi, calcola che arrivi la sera, che quando pensi, torni in albergo non tipo alle 7, no? Prima di andare, e pensi: ma mo devo pure cantare. Cioè, ma com'è possibile? Perché ovviamente fai tipo, poi dipende, ognuno può viverselo come vuole. Uno, certo, può andare, certo, anche là e dire: io non faccio interviste con nessuno, perché a me mi gira così. Ovviamente ti stai dando una zappa sui piedi, no? Però ci sta che uno possa anche decidere quello. In caso contrario devi fare tante cose, sono tipo, non so, 20 interviste al giorno. Immagino. In più poi vai lì, ti fanno altre 2 interviste. Perché le stesse domande, perché devi fare poche perfezioni. Poi arrivi, ti metti nel letto e non dormi, cioè comunque. Parlo di domande, allora, così stiamo nei tempi. Chi si vuole lanciare subito? Ah, vai. C'è un balletto? No. Porto io, vai. Ma faccio io il balletto. Dai, ho capito, un altro microfono. No, balletto. Grazie. Ciao Antonio. Ciao. Allora, io, una mia domanda, quando ho ascoltato questo album,
che cosa ti porti dietro e cosa non ti porti dietro per tua scelta di "e forse sono pazzo". E forse sono pazzo addirittura. Allora, mi porto dietro la scelta, perché "Forse sono pazzo" era l'album in cui sceglievo di fare un determinato tipo di vita e dicevo "forse sono pazzo" a scegliere di fare il musicista in un periodo in cui già sì, no, i dischi cominciavano a non vendersi più, non c'era ancora un'alternativa come quella che oggi è rappresentata dallo streaming, e quindi era un periodo veramente in cui era una scelta di vita importante. Però c'ero arrivato dopo già tanti anni di gavetta, di tentativi, e quindi quella scelta lì me la porto dietro, e ovviamente tutte quelle montagne russe che comportano una scelta come quella, anche i momenti di solitudine che devi vivere per arrivare a qualcosa del genere fanno parte sempre un po' di quella scelta lì. Cosa non mi porto dietro? Non mi porto dietro, diciamo che me ne porto dietro un po' meno di quella vergogna che provavo in quel momento, no? Nel provare a mettermi a nudo, ma fino a un certo punto, perché oddio, cosa penseranno, cosa diranno, cosa... Ora ovviamente anche grazie a tutto quello che è successo negli ultimi anni me la vivo molto un po' più tranquillamente, perché qualcuno mi dice un po', no, ma come non hai ansia dopo che un album come "Che vita meravigliosa" di ora l'album? Non l'ho sentita io quest'ansia, probabilmente perché mi piaceva quello che stavo facendo e quindi mi è venuto molto spontaneo. Va bene, grazie. Sì, buonasera a tutti, ciao Antonio. Ciao. Che ti volevo chiedere, se fossi andato a Sanremo, quale brano, cioè, di questi, sì, avessi portato e perché? Per forza, per forza di andare a Sanremo. No, se fossi andato, cioè. Non lo so, probabilmente avrei scelto qualcosa di più orchestrale, no? Quindi un brano in cui suona un'orchestra, tra questi c'è sicuramente "Ormai non c'eri che tu", che ha un'apertura finale, che se la immagino su quel palco può avere una grande forza. Non lo so, forse avrei potuto pure pensare di andare con un paio di occhiali da sole, cantare "Occhiali da sole", no? Un po'. Probabilmente quei due, se proprio dovessi scegliere qualcosa, anche così speciale non sarebbe stata male. Tanti in questi giorni in cui è uscita "Così speciale" mi hanno detto "ma perché non si deve stare con sta canzone?" Però quello anche con "Che vita meravigliosa" me lo dicevo quando è uscito "Che vita meravigliosa", "tu sei pazzo che non sei andato", e io dentro di me facevo "aspetta che moto porta". Abbiamo tempo ancora, un'altra domanda. Un'altra domanda? Dai. Non fate timidi adesso, sennò entro che si farà molta figura. Da dove? Ah, eccoti, scusami. Grazie, sono attaccata alle spalle. Scuola, anche perché mi passa tutti la testa. Buonasera. Ciao. Allora, visto che prima si è parlato proprio di emozioni nel momento in cui si pubblica una canzone o un album, vorrei farti proprio una domanda su questo. Cioè, come te la vivi, le tue emozioni, le tue sensazioni quando scrivi un brano, la musica o il testo, e decidi di volerlo condividere con gli altri? Perché magari in generale si può avere appunto un po' di imbarazzo o paura. Grazie. Sì, l'imbarazzo comunque c'è, quello un po' rimane. E poi sai cosa? Dipende dagli stati d'animo, da come stai. Cioè io vivo queste sensazioni, lo dicevo prima, mi sento molto rappresentato, quindi ero abbastanza sereno sull'uscita. Mi capita di sentire... Non lo so, poi dipende anche dai luoghi forse in cui lo senti, no? Tipo se io quando sono entrato alla Feltrinelli ho sentito che c'era l'album che suonava e ho pensato ha un bel suono, bello, perché ci sta, no? Cioè ho pensato proprio bravo, hai fatto
Ieri per esempio ero in un locale e c'era tutto l'album e c'erano questi ragazzi che stavano studiando, no? Era di pomeriggio, avevano i computer, le cose, facevano delle call e là io mi sentivo un po' e pensavo, poverini, questi stanno facendo e si devono sentire a questo, se mi vuoi, no, secondo... Quindi dipende da come stai, da dove sei, ovviamente sarà sempre così, un po' quella cosa, appena fai uscire una canzone e pensi, ma perché nella vita ho deciso di fare questa cosa, cioè quella cosa, cioè, perché ho deciso di darmi in pasto a, no? Anche a chi ti vuole, no, perché poi la cosa bellissima è che tu ricevi una valanga d'amore, gente che ti dice sei un poeta, e poi se sotto uno fai cagare, no? E tu comunque quel fai cagare lo senti più di certo. Questo è proprio, e tu pensi, ma sarai scemo, perché stai pensando mentre lavi piatti, ma perché ancora stai pensando a quello? Comunque se lo becco, giuro che no, se riusciamo facciamo l'ultima domanda al volo per ok, perfetto, faccio io salto adesso. Grazie, ciao Antonio, senti, ciao. Io sono ora ci Tarantina. Stavo, fai cagare, te lo dico in tarantino, sono tarantina, però vivo qui a Bari. Sono curiosa di sapere se quale canzone hai scritto a Taranto durante, di quelle che noi conosciamo, e c'è una canzone che hai scritto a Taranto? Vedi, ora mi costringe a dire una cosa importante. Io ho difficoltà a scrivere a Taranto. Ecco. Perché non ho. Forse perché mi metto a fare altro, sono sempre in giro, mi metto. Allora, prima cosa, perché io scrivo, devo stare da solo quando scrivo. Cioè, io a casa di solito, quando vengo a Taranto di solito poi vado dai miei. Quindi sto in silenzio, provo, magari mi metto là, però non ho quella libertà di mettermi lì e poi a volte penso che ho anche dei vicini a Milano, per esempio, che sentiranno, ma insomma, non lo so. Non lo so, c'era questa cosa che mi faceva ridere nel periodo di adesso, quando sono andato al festival 2018, provavo la canzone, cioè avevo finito tutta la canzone e dovevo fare le prove per del festival, ma la provavo a casa, con le cuffie e tutto, però cantavo. Certo. Adesso è tutto ciò che avremo. Poi è ossessiva, dice no. Non siamo mandati i carabinieri, no. No. Dopo il festival, tra i messaggi su Instagram trovo il messaggio di un vicino che mi fa, ecco cos'era sta canzone. Perché prima l'aveva vista al festival, ho detto, ah, ecco che era sto adesso, lui la sapeva già, ma diceva, ma questo che cos'è che sta cantando, no? Magari se la sarà andata anche a cercare. Però a Taranto prendo tanta ispirazione, anche per i temi, per insomma tutto, e ci sono brani che ovviamente anche nella mia discografia precedente parlano chiaramente, no, di quelle cose, però scritta proprio a Taranto, magari modificata un po', cioè nel senso che cose che avevo già fatto prima, e che poi lì mi ricordo un'estate molto bella in cui mi ero trovato proprio un ritmo bellissimo, cioè la mattina mi svegliavo presto, scusate, presto, alle 9 e mezza, alle 10, lo so, chiedo scusa a chi si sveglia presto veramente, però vado pure a dormire alle 4, cioè, ma non è che... E mi svegliavo, andavo giù, facevo colazione, lavoravo un po', no, mi mettevo su dei brani, tra cui c'era anche Adesso. E mi ricordo questi momenti giù in taverna, così che facevo con le braccia aperte da solo. Così che facevo. Oh. E poi andavo al mare, staccavo. Ritornavo verso le 5, mi mettevo un'altra oretta lì, e devo dire che quella roba lì mi aveva dato una. Ero riuscito a trovare un ritmo, ma è una cosa che raramente trovo quando sto a Taranto, anche perché voglio andare in giro con gli amici, sono momenti
Sì, che vivo molto a contatto con tante persone. In una città come Milano ho la possibilità di stare molto più isolato volendo, no? Che a Taranto con gli amici, oh, da ste, ma... esatto. Oh, da stetti, oh, comunque da quando hai vinto Sanremo. È un classico. Ma una curiosità, chi è di Taranto? Sì. Pare Sabrina che ho visto in fondo, di Taranto? Ah, ci siete. Sì, tu non sei di Taranto. Mamma mia, va bene. Ah, Brindisi. C'è anche Brindisi, va bene. Ho vissuto anche a Brindisi. A proposito del tuo impegno per Taranto, quest'anno ci saremo. Ok. Sì, sì, ci sono. Ci sarà l'1 maggio Taranto anche quest'anno e vi aspettiamo ovviamente. Giusto. Tutti, sappiamo. Giusto. Siamo imprescindibile, allora. Siamo a buon punto. Ci saremo tutti. Anche perché è tra un mese, quindi. Ci siamo. Allora, alla fine, ma anche se poi Antonio è, come dicevamo prima, un po' rompiscato, però è anche buono, no? È gentile. Quindi c'è bravo Agnew. Esatto. E c'è una sorpresa per voi, no? C'è una sorpresa? Non si sa. Sì, allora, io quando ho fatto questo, quando ho deciso di fare l'in-store, ho detto non canto, no? Cioè parliamo un po' di musica. No, vabbè, ma però, dai, ci sta anche un po'. Però proprio 5 minuti, una cosetta la facciamo, dai. Facciamo. Fate un applauso forte prima di fare i filmini, ok? Vai. Esatto, sulla fiducia. Come se fosse a Sanremo. Ah, c'ho lo sgabello. Ciao. Chiedete a lui. Vabbè, ma io vi faccio viaggiare, non è bella sta cosa. Il 29 aprile. Stavo a Roma. Non sapevo che era il tuo compleanno. Perché? No, pensavo stessi dicendo il 29 aprile è il mio compleanno. Puoi venire a suonare a Bari così. Ah, ma perché saresti venuta a Roma per il... Sarebbe stato un bel regalo. Anche perché io... E non è dipeso da noi, nel senso che purtroppo il club... Il club aveva dei problemi e abbiamo dovuto spostare a quel punto sull'estate perché andavamo sull'estivo. Comunque, insomma, questo è anche un regalo. Bari... Quest'estate, dai. Quest'estate... No, perché suono sicuramente quest'estate in Puglia. Diciamo che se viaggiate un pochino potete venire, cioè poco. No, ancora fanno cosa. Ancora non è sicuro, quindi. A voi sentite la chitarra? No, ora no. Non ti arrivo? Aspetta che metti un attimo mute e proviamo. Ho detto che non dovevo suonare. Sentiamo se il cavo. Vai. Sì, un accenno di qualche... Madonna, sembra un... Guarda, sembrano tutti con dei fucili. Sono... Pensa quanto è bello oggi, no? Io penso a quei i cantanti degli anni 60-70 che potevano sbagliare, fare qualsiasi cosa. Tanto. Quando uno dice, hai stonato, ma chi? Io no. Oggi sei fregato, oggi proprio così. C'è più di nuovo. C'è? Yeah.
Se, quando faccio così poi lo faccio veramente, si sbaglio sempre. Eh sì, facile quella con la... Gridano i gabbiani sul cuore di questa città, in questo tempo ferito da questo strazio infinito. C'è un casino esistenziale chiuso dentro al Gulliver, ma oramai siamo tutti d'accordo, sia cosa normale. C'è una folla illegale di gente che si beve d'un sorso il presente e non sente gli odori, non sente ragioni, non crede più a niente. E chissà se nascono gli amori tra le bombe e i gin tonic, o se lucidi aspettano arrivino tempi migliori. Ci vorrebbe un miracolo, ma non so proprio a chi chiederlo. Sto per naufragare, vienimi a salvare, vienimi a salvare. Tu sai come fare, vienici a salvare, vienici a salvare. Sanno di tutti i nostri viaggi, loro che ne sanno, loro non lo sanno, eppure parlano e parlano, ma non sanno. Tu falli parlare, che soltanto io e te sappiamo dove, quel posto in cui ci dobbiamo incontrare. Ciò che è intorno, anche se sembra un altro mondo, sai ancora dove, quel posto in cui ci dobbiamo incontrare, ci dobbiamo incontrare, ci dobbiamo incontrare. Faccio un ultimo pezzettino e poi ci incontriamo veramente. Non vogliamo farlo diventare un sequestro di persona stasera. Ora che stare insieme è reato, non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me l'ha già consigliato, è un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani,
che mi chiudo dentro casa per sperare in un domani, che non puoi darmi un bacio sulla bocca senza riempirti di interrogativi. E i giorni allegri sembrano così lontani, quegli abbracci spensierati che scambiavo con gli estranei, quando pensavo che bastasse un po' d'amore a cancellare tutti i nostri mali. E invece cos'è? Adesso cos'è? Questa paura che mi chiude in gabbia, che mi fa pensare a quanto fosse tutto così folle, tutto così speciale. Avrei dovuto darti un altro bacio e dirti aspetta che ritorni il sole, invece di lasciarti andare via, invece di lasciarti andare. Grazie, grazie di cuore. Vi ho dato. Carlo Chicco, grazie. Grazie a te. Ed effettivamente è stato speciale questo incontro di Diodato alla Feltrinelli per presentare il suo nuovo album. Ovviamente tutto quanto in podcast potete riascoltarlo sulle nostre pagine social. Detto questo, poi domani sarà...